La povertà è un problema serio e che va attenzionato in ben altra maniera. Così il candidato del centrodestra Fabio Romito risponde alle proposte formulate da Michele Laforgia e Vito Leccese. Da un lato il contrasto alla povertà, dall'altro anche l'introduzione di un eventuale sindaco della notte. Il candidato Laforgia, anziché inserire questa proposta che dovrebbe essere rivoluzionaria all'interno del suo programma elettorale, ha deciso di non scrivere un solo rigo nel suo programma e di annunciare questa cosa gli ultimi 2 giorni di campagna elettorale. Davvero come se fossimo alla vendita degli ultimi prodotti rimasti per cercare di raccattare gli ultimi voti. La mia sfida è un'altra. Quella di invitare il candidato sindaco del centro-sinistra che arriverà con me al ballottaggio a sedersi e a programmare davvero con serietà e concretezza delle misure immediate per affrontare il tema della povertà, non con gli slogan, ma con delle iniziative legislative che noi possiamo mettere in campo. Ricordo a Leccese che a causa dei loro regolamenti nella città di Bari a mezzanotte la musica si spegne. Quindi credo che il delegato della notte del sindaco avrà un compito tutto sommato facile, perché a mezzanotte gli basterà ritirarsi a casa per aver esaurito il suo compito. Anche questa è una proposta evidentemente da campagna elettorale, da fare nelle ultime 48 ore. Basta! Cioè basta con gli slogan, basta con i TikTok, basta con queste fesserie.